Ciao ragazzi, come state? Tutto a posto? Allora, questo è un video un po' a ruota libera, parliamo un po'. Ve l'ho detto, non voglio tenere il canale inattivo troppo a lungo un'altra volta, quindi ogni tanto vi farò questi video che saranno mezzi vlog, mezzi boh, io che parlo così a caso, magari chiacchieriamo un po', magari potrei fare più che altro qualche live ogni tanto, così almeno magari se ci siete anche voi ho più spunti di cui parlare. Allora, innanzitutto sono a Lingotto, sempre Torino, e nulla, praticamente ho appena ordinato roba dal KFC e per sbaglio ho preso due tè alla pesca, ma siccome fa un caldo assurdo in sta giornata, vanno bene due tè alla pesca. Sì, ho i capelli bagnati perché mi sono appena fatto la doccia prima di uscire e non asciugo assolutamente i capelli, svengo se uso il phon con sto caldo. Comunque, allora, innanzitutto è passato più di un anno da quando sono arrivata a Torino. Allora, in questo momento non sto lavorando, vi avevo parlato che mia mamma ha un po' di problemi di salute. Sono un po' peggiorati, quindi nei prossimi mesi in realtà tornerò a Vicenza per starle vicino e poi appunto dopo questi pochi mesi tornerò a Torino. Nel frattempo continuerò a pagare l'affitto qua a Torino e vabbè, poi quando appunto sarà ora tornerò qui e ricomincerò a cercare lavoro qui. Nel frattempo appunto tornerò a Vicenza e ricomincerò a lavorare nella pasticceria in cui lavoravo prima, la proprietaria sono rimasta assolutamente in buoni rapporti, quindi anzi la ringrazio tanto per avermi ripresa lì, ha capito un po' la situazione che è abbastanza grave, quindi mi ha ripresa senza fare tante domande. Quindi vabbè, nei prossimi mesi appunto sarò a Vicenza, non più a Torino, appunto per questa situazione personale. Comunque, vabbè, questo non mi impedirà di seguire lo sport, anzi, devo dire la verità, da quando sono qua a Torino, ho seguito molto meno lo sport perché avevo di quegli orari, ragazzi, a lavoro che veramente, cioè, prima mi lamentavo, ma cioè, qua veramente tra settimana, da lunedì al venerdì, facevo sempre dalle 6 a mezzanotte, quindi è proprio l'orario giusto delle partite, quello lì, dalle 6 a mezzanotte, cioè non potevo vedere nessuna partita tra settimana. E poi di sabato e di domenica facevo tipo dalle 9 alle 19, quell'arco lì, o facevo dalle 9 alle 18, dalle 9 di mattina alle 18, o facevo dalle 10 alle 19, quindi anche lì tutte le partite della squadra femminile ciaone, perché non avevo mai il weekend libero. E tutte le partite della squadra maschile, ciaone lo stesso, perché comunque ora che arrivavo a casa, cioè, riuscivo a vederli solo se giocavano tipo alle 8:30 e io finivo alle 7, 6, eccetera. Se giocavano appena un attimo prima non riuscivo assolutamente a vederli. E vabbè, comunque, sì, mi direte perché ti sei messa a fare il video sotto il sole? Intanto perché c'è una bella illuminazione. E poi anche perché ragazzi ho bisogno di un attimo di vitamina D. Non ho voglia di fare le cure durante l'anno per prendere la vitamina D, quindi prendiamoci il sole. Se mi vedete svenire, vabbè, mi riprenderò. No, a parte gli scherzi starò attenta. Sto sotto il sole finché non sento che mi si abbassa la pressione. Comunque, è passato appunto un anno. Appunto, non sono riuscita a seguire praticamente il calcio quest'anno, infatti calciomercato, cioè, ragazzi, cioè, io ho aperto una volta, tipo a gennaio, una Instagram, dopo alcuni mesi che non lo aprivo, tipo ho visto alcune giocatrici della squadra femminile che non sapevo chi fossero. E io ero lì, ok, sono fuori dal loop. E vabbè, adesso che ho più tempo mi sto un attimo recuperando tutte le news che mi sono perse in questi mesi. Questo è anche il motivo per cui, diciamo, ho guardato tanti film quest'anno, perché i film li facevano il sabato e la domenica in orari in cui ero libera. Il calcio no.
A parte questo, adesso che è estate, sapete che io non seguo assolutamente il calciomercato. Ho visto che è arrivato Thiago Motta, ho visto che è arrivato Thuram. Va bene, comunque io non seguo il calciomercato, ragazzi. Quindi ho visto che alcuni stanno andando via, ma vabbè, a inizio stagione vedrò chi è arrivato, vedrò chi non c'è più. Finita lì. Io il calciomercato mi rifiuto di seguirlo anche perché tre quarti delle cose che si scrivono nei giornali non sono vere, sono solo per fare soldi. Quindi non ho voglia di seguirlo. Nel frattempo sto seguendo il tennis visto che c'è Wimbledon. Jasmine Paolini è arrivata in finale proprio oggi e niente, domani c'è anche Musetti contro Djokovic. Nah, mi sa, meh, vabbè. E vabbè, poi dopo il Wimbledon appunto seguirò le Olimpiadi, tutte le discipline, compreso tennis appunto, compresa l'atletica, compreso il nuoto, insomma le Olimpiadi le seguirò tutte volentieri. Vediamo un attimo con gli orari a lavoro perché in realtà le Olimpiadi le fanno tutto il giorno. Quindi se quelle di pomeriggio probabilmente me le perdo, però poi quelle serali volentieri. Non che ci siano tante discipline di sera in realtà, la maggior parte sono durante il giorno. Vabbè, comunque nulla. Come vi ho detto, è passato un anno da quando sono arrivata a Torino. Durante quest'anno appunto tutto l'anno ho avuto lo stesso lavoro, diciamo sono andata tramite agenzie e ragazzi appunto come vi consigliavo, se vi trasferite da un'altra città, non portate i curriculum porta a porta, io facevo così perché prendete magari tanti posti che vogliono prendervi in nero, quindi andate per agenzia perché almeno siete tutelati. C'è da dire, con le agenzie hai tutti i contratti brevi, nel senso hai contratto magari, io ho avuto il contratto di 3 mesi, me l'hanno rinnovato, altri 3 mesi, me l'hanno rinnovato, altri 3 mesi e mi hanno fatto poi l'ultimo rinnovo, poi dopo l'anno dovevano scegliere se tenermi o no, alla fine non mi hanno rinnovato il contratto, anche perché dove lavoravo, diciamo, c'è stato un calo di lavoro allucinante. E vabbè, pazienza, è andata così anche perché in ogni caso, anche mi avessero rinnovato, o mi lasciavano in smart e quindi lavoravo da casa, da Vicenza intendo, oppure dovevo rifiutare il rinnovo perché ho appunto sta situazione a casa. E niente, adesso che torno a Vicenza ho intenzione di fare qualche certificazione di lingua. Ho intenzione di fare tante cose perché voglio assicurarmi, diciamo, che quando torno qua ho di nuovo la mia vita che mi ero costruita qua e tutto. Quindi farò, siccome appunto l'inglese lo conosco da tanti anni e anche abbastanza fluidamente, cioè ascoltato lo capisco tutto, nel senso puoi avere qualsiasi accento, inglese, statunitense, italiano con l'inglese, vabbè. Puoi avere qualsiasi accento, io l'inglese lo capisco perfettamente. Parlato magari ogni tanto mi impappino un attimo, però anche quello lo so. E devo migliorare un attimo nello scritto e poi proverò a fare la certificazione C1 d'inglese. Per chi non lo sapesse, le certificazioni sono A1 e A2, quelli proprio principianti. B1 e B2 sono quelli intermedi e poi c'è C1 che è avanzato e C2 che è madrelingua. Io volevo fare il C1 che è quello avanzato. E volevo anche ripassare un po' lo spagnolo e fare anche quella come certificazione, perché comunque ci starebbe, però quello diciamo che per studiare l'inglese l'ho un po' dimenticato, quindi dovrei ripassarlo e quello magari faccio la certificazione B2, non di più. Dovrò iniziare anche ad andare in palestra, cioè, non l'avrei mai detto in vita mia di dover andare in palestra. Cioè, io sono proprio una che ha sempre odiato follemente la palestra e dovrò iniziare ad andarci perché ricominciando a lavorare come barista dopo un anno che ho fatto un lavoro da seduta, con la schiena che ho soprattutto devo un attimo riprendere i ritmi fisici, quindi proprio per una questione di salute ho bisogno di mettere muscoli nella schiena. E
E forse anche nelle braccia, nelle gambe no, perché qua a Torino ho camminato parecchio, cioè camminavo tipo un'oretta ogni giorno, anche semplicemente solo per andare e tornare dal lavoro. Quindi camminare non è un problema, perché quello, cioè i muscoli delle gambe non sono un problema. I muscoli della schiena e delle braccia devo un attimo rafforzarli, quindi probabilmente andrò in palestra durante l'anno. Niente, vi sto raccontando tutti i miei piani perché, ve l'ho detto, sto andando a ruota libera non sapendo di cosa parlare. E niente, cos'altro posso dire? Mi dispiace perché riuscirò ad andare allo stadio meno spesso, però non è la fine del mondo, per carità di Dio. Una cosa che mi piaceva qua a Torino è il poter andare allo stadio quando gli orari lo permettevano, ovviamente, perché se no si torna nello stadio sempre nello stesso discorso. Vabbè, non vedo l'ora appunto che ricominci la stagione calcistica e probabilmente io non sto più seguendo gli europei, ragazzi. Cioè, quando l'Italia è uscita a me non me ne frega proprio più niente degli europei. Cosa me ne... Cioè, sul serio, a me cosa interessa di sapere chi vince l'europeo? Cioè, non siamo noi, quindi chi se ne frega? Non mi interessa, nel senso, nel momento in cui siamo stati eliminati noi non mi è più interessato, ho iniziato a seguire solo il tennis. In realtà potrei seguirli entrambi perché le partite le fanno di sera e il tennis invece ad una certa ora finisce. Alcuni casi a parte, perché c'è stato Sinner che tipo ad un certo punto ha finito alle 11 e mezza, mi sembra, la partita. E vabbè, quindi nulla. Se mi vedete mettere in pausa o è perché passa qualcuno o è perché devo bere un attimo perché fa un caldo allucinante. E vabbè, per questo mese dovrei chiedere la NASPI, perché appunto questo mese diciamo è un po' un problema, nel senso con il fatto che sono ancora qua a Torino. Mi serve anche stare un attimo qua a Torino per organizzare tutto con l'appartamento e tutto, però con questo fatto non posso cercare lavoro perché non posso cercarlo qua a Torino e allo stesso tempo non posso già iniziare il lavoro a Vicenza perché sono ancora qua a Torino, quindi per sto mese va così. E vabbè, dal mese prossimo, dal 1 agosto, ricomincio a lavorare. Per il resto mi mancherà tanto Torino, ragazzi, e io veramente quest'anno penso sia stato il più felice della mia vita. Non lo so, sarà l'indipendenza, sarà che comunque ho trovato il mio posto nel mondo, perché ragazzi, tutte le persone che ho conosciuto qua, gli amici che ho fatto qua, io non ne ho mai avuti così tanti nella mia vita, cioè io sono sempre stata una persona molto timida, molto riservata. E a Vicenza ero così, nel senso facevo veramente fatica a relazionarmi. Io ho la mia migliore amica Arianna e poi basta, nel senso gli altri non mi sono mai relazionata tantissimo perché sono sempre stata molto introversa. Qua a Torino invece sono diventata tutta un'altra persona, cioè praticamente con tutti i miei colleghi, cioè parlavo con tutti quanti i miei colleghi durante la pausa, ho trascinato fuori ad uscire tutti quanti, quindi veramente sono diventata un'altra persona, molto più estroversa, e sono contenta. Sono sempre un po' timida, soprattutto all'inizio, però sto migliorando, Torino mi ha migliorata in questo aspetto, sono contenta perché sto meglio anche io, nel senso. La timidezza, ragazzi, è una... Non dico, non è una brutta cosa, però è difficile convivere con la timidezza perché ti pone tanti limiti. Quindi adesso che sono un po' più estroversa, mi sento più a mio agio, diciamo, poi mi sento anche un po' più sicura, no? Quindi sì, sono contenta e appunto tra qualche mese tornerò qua nella mia isola felice. E poi ragazzi, cioè, Isola Felice, nel senso nell'ultimo mese li ho avuti anche i problemi, nel senso appunto dovevo ricominciare a cercare lavoro, poi c'era stata anche un'altra cosa, ma comunque cioè, io ero ultra mega felice perché nonostante questi problemi, cioè,
Nel senso, sì, non ho perso il mio accento veneto. Cioè, nonostante tutti questi problemi, io me mentalmente sono felice, quindi quando tu mentalmente sei felice, può arrivarti qualsiasi cosa, tu la affronti a testa alta. Può essere anche un periodo di... Mamma mia, sì, mi sono messa il dito nell'occhio. Vabbè, può arrivarti anche un dito nell'occhio se sei comunque felice. No, vabbè. A parte gli scherzi, può arrivare qualsiasi cosa e comunque la affronti a pieno. Ecco, la cosa che è arrivata, diciamo come problema, è uno dei pochi che non posso affrontare felicemente perché, come vi dicevo, la salute di mia mamma si è parecchio aggravata, quindi quello non... Adesso mi vedete tutta sorridente, ma credetemi, ho avuto i miei sfoghi in questi giorni. E vabbè, dai ragazzi, poi magari più avanti vi racconterò cosa mia mamma, però adesso non è il momento perché questo video è felice e non voglio rattristarlo. E nulla, non so cos'altro dirvi. Forza Italia, forza italiani, forza Jasmine, forza Musetti, mi raccomando, forza Juve ovviamente. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ditemi se volete ancora qualche altro video così, ve l'ho detto, io non seguo il calciomercato, perciò non aspettatevi calciomercato da me, assolutamente no. A commentare notizie che poi si rivelano false, io non ci sto, quindi no. E poi più che altro sapete, non ho neanche seguito moltissimo la stagione calcistica, quindi dirvi qualcosa di Thuram. Io non l'ho visto giocare Thuram quest'anno. Dirvi qualcosa di Thiago Motta. Io ho guardato qualche partita del Bologna e mi piaceva come stava giocando il Bologna. So che è arrivato in Champions, che è, cioè, assurdo. Però oltre a questo non so cos'altro dirvi. Cioè, non so veramente cos'altro dirvi, ragazzi. E vabbè, da quel di Torino è tutto. Mamma mia, che caldo che fa oggi. Giornata più calda fino ad oggi. Vada con la vitamina D, che non voglio fare, ve l'ho detto, non voglio fare le cure. Non è che ci tengo ad abbronzarmi, ragazzi, è che proprio non ci tengo a fare le cure di vitamina D. Quindi vada con la vitamina D, venga sole, venga. Ciao ragazzi, e ci vediamo appunto tra massimo una settimana con un altro di questi video al massimo, a meno che uno tra Jasmine e Lorenzo non vinca a Wimbledon, anche se con Lorenzo la vedo difficile, con Musetti la vedo molto difficile, però anche Jasmine in realtà, no. Chiunque vinca delle due dall'altra parte è tosta. Però vabbè, ci vediamo. Quindi se non parlerò se non parlerò appunto di sport, datemi qualche spunto così faccio un altro di questi video. Ciao ragazzi.